tornato in questo nuovo video vlog. Mi raccomando, se non sei iscritto, iscriviti al canale YouTube Pescheita. Grazie se sei già iscritto, se non lo sei, mi raccomando, iscriviti. Questa settimana qua è una settimana di fuoco, fa molto 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 caldo. Non credo di andare a pescare perché fa tanto caldo e non voglio svegliarvi troppo, ma vi dico che lunedì potrei anche andare in po', non vi dico con chi, adesso spero di prendere questa volta, andremo in uno spot già pasturato, se andremo a pescare in po', sarebbe bello perché è da tanto che non ci vado, spero che gli ultimi video che stanno uscendo vi stiano piacendo e mi raccomando, iscriviti al canale YouTube Pescheita perché dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, che è l'obiettivo da raggiungere. E sarei stracontento. E voglio ancora ringraziare, come sempre, la Vasca Cigognola, il sito pescareonline.it, il Jonathan, che mi hanno dato l'opportunità di mettere alcuni dei miei video di pesca su pescareonline.it e la Vasca di Cigognola è un lago fantastico con tanti pesci, quindi insomma vi aspettiamo alla Vasca di Cigognola. Detto questo, non vi voglio svelare troppo, vi faccio vedere un'altra cosa. Oltre alle magliette manca qualcosa che ovviamente non farò subito perché sennò dovrei fare troppe cose e non va bene. E vi ricordo anche, prima di dire questa cosa qua, che potete partecipare al contest per vincere una maglietta a vostra scelta il colore, tra questa qua che è la base, verde, bianca, nera e blu Italia. E adesso vi faccio vedere cosa manca con la maglietta, beh, ovvio, direi il cappello. Questo è uno spoiler. E devo dire che si abbina perfettamente con la maglietta, quindi secondo me ci sta. Un mega spoiler e non vi dico gli altri colori perché poi li presenterò più avanti, però soprattutto vi volevo anche dire che spero che vi piacciono ovviamente e che poi farò anche questi. E soprattutto partecipate al contest per vincere la maglietta il 19 settembre. Il 20 settembre alle ore 6 c'è la estrazione del vincitore, quindi partecipa. Per partecipare elenco velocemente un po' le cose, o mi seguite qua su YouTube, quindi iscrivetevi al canale per partecipare, oppure mi seguite su Instagram, pesca.it, e mi scrivete, voglio partecipare per vincere la maglietta, ecco. Oppure per partecipare qua su YouTube nella sezione community, ogni tanto metterò anche il poster. Scrivete sotto partecipo con il nome che avete su YouTube e basta. Oggi rifaccio la montatura da Wagler, la faccio in casa per la prima volta perché fuori ci saranno almeno 40 gradi percepiti. Quindi direi che va bene. Volevo anche dire, prima che poi mi dicono che non hai messo il microfono è qua. Quindi sentire si sente per forza. Adesso alzerò anche il volume della mia voce e in fase di editing alzerò anche il volume del video, anche se serve però. Anche mi sembra leggermente aperto, no, non sembra, almeno forse un pochino, ma va ancora bene. Alla Vasca di Cigognola ci sono dei pesci davvero mostruosi, quindi bisogna venire assolutamente attrezzati. Venite sempre con canne forti anche da specialist, perché sono dei pesci davvero enormi, anche storrioni. E sicuramente a settembre cercherò
settembre-ottobre, autunno, cercherò di prendere qualcuno. Allora, va. Quick change l'ho tolto. Adesso via il method, che è da pescato 20 grammi, 20-30 grammi comunque. Rinfilo il vettino. Fa davvero troppo caldo. Già, questa settimana qua a pescare non ci vado e vi volevo anche dire che grazie mille per il supporto che mi date sempre nelle storie, perché ieri e anche ieri, sì, la prima storia che ho messo ieri ha fatto più di 200 visualizzazioni. Seguimi su Instagram, se mi segui, pesca.it, appunto. E per questo, mentre infilo tutti gli anelli, vi volevo anche dire che ho deciso di che il secondo classificato del contest, perché come vi avevo accennato dei cappellini, il secondo classificato del contest potrà vincere un cappellino, quindi assolutamente. Ok, fatto questo, tutta la canna si è rotto. Allora, fatto questo, metto prima uno stopper, classica montatura che, se non l'avete vista, la trovate nella playlist tutorial su come farla. Allora, faccio wire da 10 grammi. Ok. E altri due stopper. Adesso qua faccio la ballatura. Ok, eccolo qua. Non ci sono altre montature per il pelto wagler, eh? È così e punto. Si fa così. Non è proprio 10 cm, ovviamente sarà un quasi 5, direi. Adesso qua taglio l'eccedenza e poi sono a posto. Eccolo qua. E la montatura per il wagler fatta. Adesso qua c'è un elastico, questo, e poi qua ci attaccherò il finale con la bocca di lupo, semplicemente, senza, proprio per far sì che l'amo scenda in un modo naturale, ma soprattutto più per scendere in modo naturale, ma più ancora per wagler non ha bisogno di tarature, ma soprattutto in modo che non abbia dei pesi, che magari se è difficile che il pesce mangi male, però può succedere a cicognola, le tinche mangiano a tocchettini, quindi insomma può succedere. Allora, stavo editando il video e ho visto che l'ultima parte è venuta senza audio, quindi lo dico qua. Mi raccomando, se non sei iscritto a YouTube, iscriviti e partecipa al contest del maglietto, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube Pescaita, perché dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, è l'obiettivo. E grazie all'iscritto, grazie al supporto. Al prossimo video.